La cosa che davvero mi dispiace per voi è che non avete rispetto di voi stessi, prima di tutto. E questa è la cosa che mi fa più ridere. Perché potete parlare dicendo le peggiori scemenze per tutta la giornata, io vi ascolterei. Perché un po' di fiducia di cavare da questa ignoranza un minimo di intelligenza c'è. Abbiamo parlato di grandi rivoluzionari che hanno lasciato un'impronta nella storia. Posso finire di parlare? Ho capito. Abbiamo parlato di persone che hanno lasciato un'impronta. La vostra impronta al collegio è quella della mancanza di dignità. E con questo? Obiezione. No, non c'è nessuna obiezione, è un fatto. Ognuno è libero di pensare quello che gli pare, l'importante è che stiamo bene con noi stessi. Detto questo, il sistema di scrittura che abbiamo noi... No, non sono pazzo, adesso si alza e se ne vada al presto. Io non sono pazzo, signora Fazzini, si alza e se ne vada al presto. Vado a dire al preside che io sono un pazzo e vedremo chi dei due farà l'esame. Si sieda, per favore. Non ho detto si che sieda lei immediatamente. È pazzo. Si sieda immediatamente. Ma non è giusto. Si sieda. Ma io sono pazzo, ho detto. Pazzo. Vado a dirlo al preside. Ok, andiamo a Marilu. Non uscite dalla classe in due. Ah, io sono libera di fare quello che voglio. Certo, non al collegio. Fino a quando il collegio lei obbedisce alle leggi del collegio. Si sieda. Se decido che voglio andare al preside. Mi spiace. Andiamo insieme. No. Mi vuole bloccare? Andiamo no, insieme. Ma non decidete voi, signora Fazzini, lei non ha capito. Guarda Marilu, ma che... E lei forse non ha capito che ci vogliamo qualche tradimento. Oh, si inventa pure che le ho detto che è pazzo e se l'inventa. Dai, andiamo. Non uscite dalla classe. Nonostante i numerosi richiami del professor Raina, Cora e Marilu lasciano l'aula insieme. Velocemente, perché ci terrei a finire e poi basta, quindi per favore. Una persona che dice io lascio un segno, quello di non avere dignità, a noi non ce lo dici proprio, cioè. Se vuole prendere qualcun altro, lo può dire a sua sorella, alla sua famiglia, a quello che vuole, a noi non ce lo dice. L'unico alfabeto utilizzato in Europa, ne esistono altri. Professore, che ti dice una cosa del genere è un grande scossumato. Vi faccio un grosso in bocca al lupo per gli esami. Grande, grosso. Arrivederci. Arrivederci. Manco saluto. Allora? Niente, allora io spero di parlare al preside, perché così le dico, guardi. Sinceramente che io devo lasciare in un collegio, mi devo far sentire dire da un professore che in questo collegio la faccia con lasciata la dignità, io non ci sto. Sì, Mari, però non puoi dire un professore sei pazzo. Se l'ha detto! Che cazzo! Allora, sì che l'ha detto. Noi siamo fuori di testa. Io l'ho sentito, Mari. Cora ha effettivamente dato del pazzo al Raina perché, diciamo, l'abbiamo sentito un po' tutti. Signorina Fazzini, com'è? Non lei, la Fazzini 1, la Fazzini 2 rimane. Se non viene mia sorella, io non vengo. Lei sta seduta, la signorina viene con me. Forza, Fazzini, che ce la fa? No. È tutto lì quello che fa. Forza, forza. No. Quante volte devo ripetere no? Lei sta seduta e lei viene con me, punto. Io non ci vado al Fazzini. Ma sì, che ce la può fare venire con me? Venga con me, signorina. Le sorelle, secondo me, alcune volte sono un po' esagerate. Forza, finisca di abbracciare, venga con me, si muova. Andiamo. Andiamo insieme. Che sono gemelle siamesi, non sono attaccate. Forza, signorina Fazzini! Non c'è nulla da fare. Ferme! Anche la sorvegliante non riesce a separare le gemelle, che si avviano insieme verso la presidenza.